Allora, è emergenza diretta a Cagliari, voi che appartenete a un gruppo libanese, mi pare, un gruppo libanese, quindi radicato a Cagliari tanto tempo. Ecco, questi nuovi che arrivano, che personaggi sono? Si inseriscono? Mi presento, sono Dorey Mandante, presidente dell'Associazione Sardegna Libano, ma anche presidente dell'Unione Culturale Libanese del Mondo. La situazione che si presenta oggi a Cagliari è una situazione un po' anche particolare nella sua emergenza, in quanto l'arrivo di tanti immigrati come me che sto lì qui a Cagliari deve essere anche sottoscritto con una forma di controllo di regolarità. Di conseguenza noi siamo per la regolarità dei ragazzi presenti qua sul territorio e nel dargli anche un'assistenza dal punto di vista sanitario e anche sociale e anche sotto il profilo giuridico, dove anche loro devono mettere le loro impronte, questo sì, senza ombra di dubbio, perché anche noi siamo d'accordo sul fatto che io dico sempre voglio sapere con chi ho a che fare. Di conseguenza vorrei sapere chi sono questi ragazzi che sono presenti. Certo, qualcuno adesso ci attaccherà su questo profilo, ma la questione è questa. Se vogliamo garantire una garanzia o una sicurezza, cerchiamo di applicare le leggi. Invece loro sembra vogliono fare un po' quello che interessa a loro, andarsene via, non rispettare, eccetera. Voi non siete allora, ci sono dei trattati che si chiama il Trattato di Dublino. Il Trattato di Schengen, dal momento che l'Italia fa parte dell'Unione Europea, deve sottostare a questi trattati. Conseguenza, chiunque entri nel suolo italiano deve stare su queste condizioni. Esiste il trattato, rispettiamolo. Ma voi come, diciamo, anche se siete italiani, però di origine non italiana, cercate di andare incontro a queste persone che sono qui? Sì, come associazione, come persona soprattutto, sì. L'abbiamo seguiti in tante questioni, soprattutto quelle umanitarie, cercando di reperire a loro materiale di prima necessità, tipo vestiari, scarpe, materie anche alimentari, questo sì, ci mancherebbe, noi siamo vicini a loro e con loro in tutto e per tutto dal punto di vista di assistenza umana e sociale, il resto è compito delle autorità presenti sul territorio, la questura, la prefettura, noi ci mancherebbe, abbiamo aiutati in tutto e per tutto, soprattutto anche dal punto di vista di assistenza anche medica. Va bene, la ringrazio, molto gentile. La ringrazio, buonasera.